vorrei aver visto il mio intervento, ma non vorrei lasciare quest'Aula Magna senza rivolgere anzitutto un saluto all'Ateneo di Sassari, al suo rettore, al corpo accademico, un saluto a tutti i presenti, alla ministra dell'Università, al Presidente della Regione, un saluto particolarmente intenso alle figlie, al figlio di Enrico Berlinguer. E vorrei esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa dell'Ateneo. Poc'anzi il rettore ha scoperto una lapide in ricordo di Enrico Berlinguer. Mi è parso di vedere in questo gesto, da un lato, l'orgoglio dell'Ateneo per avere concorso a formare un protagonista della vita democratica del nostro paese, e dall'altro l'omaggio a questa figura, appunto, protagonista nella vita del nostro paese. La figura di Berlinguer è stata ampiamente tratteggiata in questi interventi, e mi limito soltanto a ricordarne, a sottolineare l'attenzione morale costantemente espressa e sollecitata e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due aspetti inscindibili fra loro, strettamente collegati, che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica.